Il barone Von Loop cerca di rendere infinito il gioco dei giochi. Per salvarlo bisogna collaborare e non perdere le proprie doti. Obiettivo: sbloccare le 6 carte sfida dei campi da gioco del borgo e, attivandole nell'arena, aprire la serratura per accedere alla via centrale, così che almeno un giocatore arrivi alla casella centrale. Ora scegli un oggetto che ti rappresenti da usare come pedina. Per alcune idee consulta l'allegato laboratori. Io userò una pedina cartacea di Mastro Ludo. Poi mescola le carte sfida. Ti ricordi? Quelle col dorso giallo. E posizionane una per ogni campo da gioco. Ricordati di posizionare le carte sfida avanzate sul tetto del laboratorio tester. Adesso mescola le carte dote. Ti ricordi? Quelle col dorso azzurro. E poi distribuiscine 3 per ogni giocatore, che le terrà scoperte davanti a sé. Ora prendi 10 carte dote e posizionale nella pila degli scarti, quella con la X. Se ti sono avanzate più di 10 carte, posiziona le rimanenti nella casella gialla di fianco alla pila degli scarti. Ora prendi la tua pedina e posizionala all'interno dell'arena, in una casella qualsiasi, tranne le caselle botola. Il primo a iniziare è il giocatore più giovane. Per sbloccare le carte sfida devi uscire dall'arena, ma non è così facile. Devi riuscire ad arrivare su una casella botola. All'interno dell'arena ci sono anche degli slot per posizionare le carte sfida conquistate. Quando però non sono ancora state attivate, funzionano come caselle malus. Solo una volta arrivato alla botola, al turno successivo, potrai uscire dall'arena, usando una delle caselle vie di fughe più vicino alle botole. Una volta usciti dall'arena, vi ritroverete nel borgo. Le caselle vie di fuga possono essere usate sia per uscire dall'arena che per rientrarvi. In questo caso non vi serve un tiro di dadi preciso. Nel borgo si trovano i campi da gioco, in cui è necessario attivare con un lancio di dadi preciso la sfida. Vincendo la sfida saranno disponibili i bonus per ogni campo da gioco. Le caselle dei bonus sono 10 caselle dei santi, le caselle più 1, che ti permettono di pescare una nuova carta dote, e quelle più 4, in cui invece puoi pescare 4 carte dote. Quando peschi una nuova carta dote, la peschi sempre dal mazzo coperto. Se questo mazzo finisce, non potrete più pescare nuove doti. Se succede, vi converrà portare a termine il gioco il prima possibile. Le caselle malus, invece, sono le caselle meno 1, meno 2, meno 3 grigie, che ti obbligheranno a scartare il numero corrispondente di carte dote, mentre le caselle meno 1 colorate ti obbligheranno a scartare una carta dote di quel colore. L'ultima casella malus è il dado in gabbia, in cui rimarrete bloccati. Per esempio, andando sulla casella del dado in gabbia con il numero 3, voi dovrete totalizzare, per riuscire a scappare, un numero dispari. Finché non lo farete, rimarrete bloccati. Quando l'avrete totalizzato, potrete spostarvi del numero corrispondente. La stessa cosa vale per i numeri pari. Per ogni turno esistono 2 fasi di gioco, la fase di movimento e la fase di partita. Cominciamo dalla fase di movimento. Qui puoi decidere se lanciare il dado o restare fermo. Fai attenzione però, se durante il lancio del dado esce il numero 1, il barone Von Loop ti farà scartare una tua carta dote. Se durante il tuo turno incontri la pedina di un altro giocatore, si attiva la collaborazione. Potrete decidere di scambiarvi un numero a scelta di carte dote. Durante la fase di partita, se e solo se ti ritrovi su un campo da gioco, puoi provare a vincere la sfida. Come fare? Segui il nostro tutorial sul gioco di carte. Quando tutte le sfide sono state sbloccate, bisogna raggiungere la casella serratura. Basta che uno dei giocatori arrivi alla casella dado centrale anche con un tiro non preciso perché il gioco dei giochi sia salvo.